Il fatto del giorno del quale parliamo adesso è un po' questo video che smentisce, mi scusi se lo dico Morelli, un po' tutti quelli che dicono: ma non è vero, il congresso della Lega Varese è stato assolutamente tranquillo e No, così sulla via. tranquillità, beh, indubbiamente no, ma sul fatto che ci siano state contestazioni a Bossi, vediamo, Se sentiamo. lasciavate le Allora, porte dai, aperte non avremmo avuto qua dubbi. qualcuno ha fatto la ripresa con telecamerina o telefonino e cosa vuole? Il web. Aboliamolo per legge, perché No, sennò mai. queste cose continueranno a diventare Però pubbliche. sulla In contestazione a base. Bossi, a me, io questo non l'ho sentito. Se voi avete sentito qualche parola nei confronti di Bossi forte, io anzi ho sentito Bossi, La Bossi, e quindi contestazione la sua domanda riguarda iniziale una era. decisione ribadita da Bossi e che non è stata accettata da parte della platea. Questa si chiama contestazione. Quello a cui si Legittimo riferisce assolutamente, Bossi. tanto quanto è legittimo che il presidente di quell'assise abbia deciso per l'acclamazione, anche perché ricordo, il voto era su un candidato unico e E gli quindi altri sono stati, ce n'erano di più si in erano partenza. tre in Che partenza. Due si sono, due si sono si ritirati sono di loro spontanea volontà, ovviamente, sì. nei giorni precedenti, ma Di guardate che valutazione io interna. capisco che poi. E poi, per esempio, allo stesso Giorgetti, che è il nostro segretario lombardo, non è stato votato, l'abbiamo scelto per acclamazione, ma non c'è nulla di. Allora, prego. Beh, posso fare una piccola riflessione. Al di là del caso specifico, io credo che quando una platea di delegati chiede di andare al voto, vada rispettata la loro volontà. Poi non so cos'altro potevano scegliere nel momento in cui c'era un candidato, era rimasto un candidato solo, però magari facevano una scheda bianca o qualche tipo di contestazione che avrebbe testimoniato, come dire, un malessere all'interno del partito, questo per il caso specifico. Però da questo caso specifico capitato alla Lega, io credo che ci sia anche una riflessione che un po' tutti i partiti debbano fare, perché incominciano a essere un po' troppi e un po' tanti i casi in cui nell'unico momento di democrazia interna che hanno i partiti, cioè quello dei congressi, in realtà in molti casi vediamo delle farse, perché ad esempio l'elezione di Alfano non è stata un'elezione, è stata Una una nomina. nomina calata dall'alto con anche lì un'acclamazione che almeno in quel caso non ha visto grosse contestazioni nella sala, però io credo che bisogna riscoprire il valore della partecipazione degli Certo. iscritti dei Allora, partiti e cambiamo argomento. costruire insieme a Sì, loro però la le cose vanno politica. circoscritte anche nella loro realtà. Cioè, la Lega E Nord questa, è la nostra vera sì, forza. io Allora, però mi permetto di. passiamo agli Ambrogini. Dai, cambiamo argomento, sennò tiriamo le 11. Ripetendoci anche perché diventa No, ma inevitabile. io volevo semplicemente dire a Morelli un'ultima cosa, poi chiudiamo sull'argomento, che io non mi preoccupo se in un congresso ci sono due diverse linee politiche, è quello il momento del confronto, poi vincerà l'una o vincerà l'altra, il dibattito potrà essere anche acceso, ma è nella civiltà democratica di un partito lasciare a tutti il diritto di Adesso non esprimersi utilizzare dei all'interno. valori sulla civiltà Beh, democratica del partito. siamo Vediamo tutti Corriere della Sera migliorabili, Milano, però credo che Ambrogini, l'esempio che ha dato la liste Lega e di un polemiche. congresso a porte Stiamo chiuse sia cambiando scandaloso. discorso, quindi copro io tutte le Sì, no, voci. prego, prego, Dunque, cambiamo. scontro sul nome del cardinale, adesso la decisione passa ai partiti in consiglio. Ieri è scaduta la data di presentazione dei nomi, delle candidature. Ci sono 156 candidati. Lei chi ha presentato? Lei, Io ho presentato Morelli, come consigliere? un comitato, il comitato del Borgo di Chiaravalle, che è uno dei tanti comitati che lavorano per il territorio milanese. Io ne ho presentato solo uno, guardi. Beh, lei però Non ho dovrebbe presentare voluto. più degnissimo, eh? Chiaravalle, andate a visitare, c'è la Vettabbia, c'è un mulino perfettamente ristrutturato dietro, l'abbazia è C'è clamorosa, anche un eh? Poi bel c'è anche la parco, Madonnina, sì. credo non si possa salire perché porta verso le Camere dei Frati, lì c'è una Madonnina dietro la sagrestia, che è la Madonnina della Buonanotte, una volta si andava a dire una preghiera a coloro che soffrivano di insonnia. Perché i frati, l'ultima preghiera prima di andare a dormire, la dicevano lì perché era in cima alle scale.
E allora è nata un po' questa. Lei, che non ha proposto candidature, no, evidentemente, perché è consigliere provinciale, chi avrebbe proposto? No, credo che il consigliere comunale dell'Italia dei Valori sia stato quello che ha proposto Mario Furlan dei City Angel. Allora, sia una nostra proposta. Ah, Mario Furlan, che qualcosa ha fatto, spero che sia condivisa anche dagli altri esponenti, perché credo che siano anni che si occupa, allora, dopodiché, di garantire la sicurezza nel senso più giusto, sì, però va un attimo in controtendenza rispetto a quello che fa la giunta di centrosinistra, però, perché a Mario Furlan sono stati tagliati i fondi dalla giunta di centrosinistra per tutto il tema dei servizi sociali che i City Angel, di cui i City Angel si occupano. I fondi sono stati tagliati a tutti adesso. Sì, ho capito, cioè, però se io in maggioranza taglio i fondi e poi promuovo Lambrogino, sembra quasi che sia. Se i fondi, adesso io non vorrei entrare nella polemica trita e ritrita, però se i fondi sono stati tagliati è anche colpa di chi ha amministrato Milano prima e di chi ha messo nel bilancio come soldi acquisiti dei soldi che in realtà non c'erano, cioè quelli della Serravalle. Poi la polemica sui fondi, se vuoi, sul buco la apriamo. Allora, però no, i poliziotti in pensione hanno ricevuto il taglio non per la questione della carenza di fondi, ma perché la politica del centro-sinistra è quella di stoppare le ronde, tra virgolette, chiamandole ronde. C'è una figura che credo che sia assolutamente che l'Italia dei Valori abbia proposto Furlan, giusto, dà un segnale preciso. Sbagliato, credo. Arrivo a dire superficiale, ridurre a portatore di idee politiche. Questa figura che esprime l'idea del cattolicesimo, che è fatto di solidarietà vera, di vicinanza ai poveri e non ai partiti politici, è il cardinale Tettamanzi, proposto per Lambrogino d'Oro, tra l'altro seguendo una tradizione milanese che ha visto essere premiato con Lambrogino d'Oro anche il cardinale Martini. Voglio dire, la Lega dice no. Allora, la Lega un po' diversi, l'opera di Cattelan che è esposta in Piazza Affari. Padovano, 51 anni. No, assolutamente no. Non lo so, mi piacerebbe leggere, cioè, spero che ogni candidatura abbia al seguito tutta una motivazione. Ho capito, non facciamola lunga, però insomma, Gandolfi, cioè così, mi astengo su questo. A naso, questo consideriamolo un gioco. Non so quali siano i meriti di Cattelan, quindi non posso esprimermi. No, cioè, ci sono personaggi più famosi dove potrei dire sì. Lambrogino storicamente è un premio molto milanese. Cioè, una volta, a parte che gli Ambrogini una volta erano pochi, magari ci sono 400 persone che meritano, no, capito, magari ci sono persone che meritano l'Ambrogino, ma che magari per nostra mancanza non sappiamo chi sono, ma una volta che leggiamo le motivazioni diciamo sì, se lo merita. Il vigile del fuoco, il cittadino, il vigile urbano che salva uno che è caduto nel naviglio. Se lo merita. Ecco, quello una volta era l'imprenditore magari non tra i più conosciuti, che però aveva fatto qualcosa per le famiglie. Credo che sia proprio questa la chiave di lettura, la bontà, che bisognerebbe la solidarietà, tornare a dare all'Ambrogino. Il fare qualcosa per la società, per la città di Milano. Esatto, poi, penso che sia proprio questo lo spirito per cui è nato l'Ambrogino. Allora, Fabio Fazio. Cioè, adesso lui mi dice che è comunista. Ma no, ma non mi interessa. Ma il discorso è che. Cioè, no, glielo darebbe lei Lambrogino. Ma perché? Cioè, cosa ha fatto per Milano? Allora, no! Ma no, assolutamente. Lei? No. Anch'io, non ha fatto nulla di specifico per Milano. È un personaggio noto, avrà altri premi. Io, sinceramente, non ce lo vedo con Lambrogino di Milano. Bene, allora andiamo avanti. Beh, qua insomma. Per quanto possa apprezzare Fabio Fazio. No, per carità. Però è questo, bisogna contestualizzare il paese. Allora, io questo lo saltirei senza commenti, nel senso che Luca Barisonzi, alpino 21enne, rimasto ferito e paralizzato in Afghanistan. Beh, certo, glielo dico. Sì. Mario Furlan. Sì, gliel'abbiamo proposto 64, noi. 64, poi questo penso Angel, che gli si possa riconoscere che ha operato, certo, sul territorio di Milano e ha fatto Milano. Cose certo, importanti. Certo. Ok, vedete che non è che Enzo Iannacci. Sì, assolutamente. Cioè, le ultime canzoni di una certa Milano, insomma, sono di Enzo Iannacci. Siamo d'accordo. Giorgio Gaber, che però voleva un filino prima, però insieme cantarono quel gelato al limone quando facevano gli emuli dei Blues Brothers, facevano i rockettari.
Walter Mapelli, magistrato, indaga sul caso Sesto, tanto per non scrivere caso Penati. Ma questa è peraltro una allora, cosa dall'altra di... parte, poi bisogna dirlo, non c'è la foto, dall'altra parte Ilda Boccassini che indaga il caso Berlusconi. Ogni sì, parte. Ma sa com'è? Indagare... Allora, la ridurre polemica... due magistrati che comunque hanno una vita di lavoro alle spalle, che merita l'Ambrogino sì oppure no, è un altro discorso, a sì perché uno indaga su Penati, sì perché l'altro indaga su Berlusconi, cioè mi pare quasi una diminuzione nei loro confronti anche. Sì, io lascerei tranquilli i magistrati, almeno fin quando... A Mapelli glielo darebbe l'Ambrogino? Ma le spiego la ragione. Sì! Sì! Alla Boccassini? No. Lei? Io non lo darei a nessuno dei due, non fino a che sono nel pieno svolgimento del loro lavoro di magistrati. Poi, no. A fine carriera, eventualmente, okay. Si valuta, in quel momento si andiamo, può anche dare l'Ambrogino. Andiamo ai Modà, band milanese capitanata da Francesco Silvestre, 32 anni. Silvestre? No. Non so che meriti particolari hanno per Milano, non lo so, non, magari hanno delle canzoni su Milano e quindi se lo meritano, però non li conosco sinceramente. Filippo, sei un rocker, quindi... il nostro regista. Beh, di questa mattina. Sei un rocker? Sì. Gliela daresti l'Ambrogino in Modà? No. No? No. Che rocker sei? Loro non lo sono. Io loro non lo sono. Che meriti hanno i Modà? Per Milano relativamente? Gli daranno il garofano d'oro. Cosa si coltiva a Sanremo? I garofani, no? Si coltivano tutti i fiori a Sanremo, direi. No, ma la caratteristica proprio era il garofano? Non lo so. Non credo, non lo so. Io vedo tante piante fiorite, no, bellissime, fantastiche, no? Allora, Sergio D'Elia, politico laziale, 59 anni, è stato dirigente di Prima Linea. Lei glielo darebbe l'Ambrosino? Assolutamente no. Complimenti a chi ha fatto questa proposta. Ma... mi lascia perplesso. No. Ci penserei. Dice no? Dico no. Dice no. Bene. Allora qua ci vogliamo. La provincia di Milano, ente nato nel 1860, oggi è l'area più ricca d'Italia. Vabbè, questa nasce da Dapei, che è il presidente del consiglio provinciale, e che voglio sperare che l'abbia fatta un po' come battuta, perché io non credo che una istituzione possa prendere un premio che spetta ai cittadini in primis per qualcosa che rientra nel normale, diciamo, nella normale gestione del suo dovere, insomma. Cioè la provocazione, cioè, è siccome la provincia ha accettato di modificare lo statuto, favorendo di l'ingresso Dapei, spero che non sia una candidatura nel consiglio d'amministrazione della Serra Valle di privato, e questo accresce il valore delle azioni in possesso del comune, che in prima istanza non è riuscito a venderle. E allora il comune deve riconoscere e premiare l'aiuto avuto dalla provincia. Appunto, mi sembra. Sì, ma non le venderà comunque. Allora? No, dicevamo degli Ambrogini che manca una candidatura di uno che ha lavorato, come dire, nell'ambito milanese sul territorio facendo informazione, Pinuccio Delmenico. Non ci abbiamo pensato, no. Eravamo tutti d'accordo. L'anno prossimo, prossimo ci penseremo. No, perché a me queste cose qua ricordano sempre la memoria, no? No, allora, no. Allora è meglio... Aspetteremo. Esatto. Però allora si potrà fare forte come Caprotti, e quindi lei potrà uscire sui giornali dicendo: io non lo voglio. Per ora. Grazie, lo voglio. Io credo che adesso, poi dopo Caprotti, evidentemente, come ognuno può avere le proprie idee, io credo che un cittadino milanese, cioè che sa quel minimo sul che cos'è l'Ambrogino, ma debba essere altamente onorato di riceverlo. Certo. Io di questo sono profondamente convinto. Poi dopo ci sono altri 3 milioni di premi assolutamente inutili, creati per 3 milioni di fini diversi, ma la storia dell'Ambrogino, voglio dire. Vero, ha ragione. No. Sono una d'accordo. Cosa importantissima. Io ricordo, sì, una certo. Volta si diceva: oh, l'Ambrogino era una cosa. I milanesi andavano fuori da Palazzo Marino quando c'era la consegna per vedere chi aveva. Perché una volta aveva il vero significato che dovrebbe essere recuperato. Purtroppo ultimamente viene spesso, troppo spesso, certo, utilizzato come
ci fermiamo qua. Di teatrino della politica, e questo danneggia. Ci fermiamo qua, adesso ci sarà il nostro telegiornale, poi la pubblicità, ritorneremo tra pochi minuti.